una corsa morbida che si farà sicuramente amare, soprattutto per chi corre in pista oppure in strada. Una delle domande più interessanti che mi hanno posto nelle ultime settimane, anzi negli ultimi giorni, è se Jim Walsley, il famoso ultramaratoneta in Arizona il 23 gennaio di quest'anno, avesse avuto un altro paio di scarpe al posto di queste Carbon X2, sarebbe riuscito ad infrangere il record dei 100 km al posto di mancarlo di 11 secondi. Prima di rispondervi vi posso dire che molti amici di Instagram che non avevano avuto la fortuna di provare queste nuovissime Carbon X2 di Oca se lo sono chiesti interpellando un famoso recensore di scarpe. La risposta, my friend, è no, non ce l'avrebbe fatta, perché queste Carbon X2 sono davvero scarpe adatte per correre le lunghe distanze. E senza ombra di smentita vi posso dire che con questo modello di Carbon X2 l'azienda californiana è riuscita pure a realizzare qualcosa di superiore rispetto al modello precedente Carbon X che avevamo descritto qualche mese fa qui sul canale. Ma per capire perché, ovviamente bisogna sempre partire dalle spec. In questo caso parliamo di una scarpa di 39 mm nel tallone, 34 mm nell'avampiede, drop 5. Tra l'altro, se siete curiosi, domani sull'altro canale avrete una risposta alla domanda: ma il drop 5 di Oca mi provoca un problema dei tendini? L'ho chiesto al nostro famoso amico podistamatore. La scarpa pesa 239 grammi. Ci sono tantissime cose che mi hanno impressionato. In primo luogo, la tomaia, che è in tessuto traspirante in un solo strato. Ho avuto la sensazione, nonostante la leggerezza, di grande resistenza e comodità. Comfort confermato dalla scelta di allargare l'avampiede leggermente, cosa che ovviamente può essere davvero utile per chi dovesse correre lunghe distanze. Questa inoltre offre veramente un appoggio migliore in una piattaforma più ampia con una linguetta in licra che ne previene il movimento, garantendo comunque un'ottima traspirabilità, e con dei lacci la cui struttura sette fori garantisce un bloccaggio del piede che definirei superbo. Un secondo cambiamento importante invece è quello del tallone, lo avete sicuramente visto quando c'è stata la presentazione di questa scarpa. Tallone che ha adottato una struttura stile Clifton 7, oppure ancora meglio Clifton Edge, da cui sicuramente la scarpa ha adottato in parte la foggia e il design. In questo caso il mio plauso va davvero a Oca, che è riuscita in pochi mesi a cambiare un design già per quanto ottimo, riuscendo a garantire un perfetto bloccaggio del piede nonostante un design di questo tipo che secondo me non era una cosa così evidente da realizzare. Design che rende la Oca Carbon X2 più imponente rispetto alla sua predecessora, che forse è più tradizionale, ma secondo noi tutto è relativo, ed è meno adatta, secondo me, a correre i 100 km. Ma questa affermazione ci fa porre la domanda: è davvero questa Carbon X2 adatta a correre i 100 km? Tra l'altro, se questo video dovesse raggiungere i 5.000 views in un mese, tra 30 giorni esatti vi farò una recensione in pista, non ho ancora deciso dove correrò i 42 km e verificherò con mia mano se, utilizzando i sensori RunScribe, questa scarpa consente di avere le stesse dinamiche di corsa dopo 42 km, magari corsi a 4 al chilometro, in modo tale che voi poi possiate verificare se, aggiungendo gli altri 60 km, riuscirete davvero a completare il passatore. Tra l'altro sarebbe grandissimo, se non addirittura enorme, l'iscrizione al canale, in modo tale che possiate vedere ulteriori recensioni nei prossimi giorni di scarpe Oca, ma anche di altre marche che di solito discutiamo sul canale. Mi tolgo le cuffie perché altrimenti con la cancellazione del rumore non riesco a sentire cosa dico. Ma la cosa che più è cambiata è la sensazione in corsa, proprio a causa di un design con intersuole in eva compressa molto più morbida e ammortizzata del modello precedente, combinata con una parte inferiore sempre in eva, ma in questo caso iniettata. La parte centrale invece include, come al solito, una piastra in fibra di carbonio che in questo caso è inserita in maniera più bassa sul terreno, e quindi la sensazione
di ammortizzazione ancora più pronunciata, corroborata dal fatto che la combinazione tra la parte morbida e la parte dura è cambiata dal 65 al 35% verso l'80-20%, di conseguenza avrete davvero un appoggio più morbido e più piacevole, soprattutto correndo tanti chilometri. Chiaramente più si spinge, ci ho fatto un medio di 15 km a ritmo maratona, più la sensazione di propulsione sarà maggiore. Ma, e l'ho già fatto capire nei minuti precedenti, la differenza vera tra le Carbon X e le Carbon X2 è che questa scarpa, quest'ultimo modello, fa la differenza soprattutto sulle distanze più lunghe, dove l'ammortizzazione gioca un ruolo fondamentale rispetto invece a una corsa su una distanza più breve. Se ci correte solamente un'ora, sappiate che il comportamento in corsa sarà esattamente lo stesso. Nel mio modo di correre a 4 al chilometro sul tapis roulant, dopo aver svolto una sessione di interval training, sappiate che queste due scarpe hanno lo stesso modo di appoggio al terreno, la stessa forza verticale, non cambia nemmeno la stabilità della scarpa, infine ha pure lo stesso angolo di rotazione, che è davvero esattamente lo stesso. Nonostante queste Carbon X2 abbiano davvero un bloccaggio superiore rispetto al modello precedente. Ma la sensazione, quella che i freddi numeri non ci possono ovviamente fornire, è che questa scarpa sia davvero più morbida e la corsa più ammortizzata, grazie, come ho detto, al famoso rapporto 80-20 tra le due schiume morbide e dure. Una corsa morbida che si farà sicuramente amare, soprattutto per chi corre in pista oppure in strada, dove queste Carbon X2, secondo me, hanno pochi rivali nella fascia di prezzo in cui sono collocate. E qui invece veniamo al punto debole, che secondo me non è nemmeno tale, sapendo che ho una coscienza precisa del comportamento di questa scarpa nella corsa. Per chi dovesse correre in sentieri, in luoghi campestri o in percorsi non asfaltati, direi che il battistrada non si rivela fondamentalmente adatto a questa tipologia di corsa. In effetti, rispetto al primo modello, ci sono stati pochi cambiamenti strutturali e, come sono solito dire a mio figlio, la chimica è la chimica. Un battistrada in eva iniettata tenderà ad avere un'usura superiore a quella di altri modelli, dove invece la gomma è sicuramente più dura e fornisce una migliore risposta strutturale agli urti del terreno. Per chi invece corre in pista, sappia comunque che la Carbon X, che ho utilizzato per parecchi chilometri, ha ancora una suola perfettamente utilizzabile, al punto tale che secondo me potrà fare davvero altri chilometri. Per gli altri, il mio suggerimento è quello di utilizzare un'altra scarpa nel caso in cui non si voglia correre in strada, ma magari su dei sentieri. Concludo dicendo che questa scarpa ha davvero uno spettro di utilizzo, quindi gli utilizzatori possono essere sicuramente superiori rispetto al modello precedente, anche grazie al nuovo design del tallone, che dovrebbe assorbire meglio l'impatto al terreno, e al tempo stesso la cosa non impatta i podisti efficienti, che di fatto andranno ad appoggiare il piede o con il mesopiede o con l'avampiede. Comunque sono davvero curioso della vostra esperienza. Se avete esperienze di corse a ritmi superiori ai 4 al chilometro, scrivetemelo qua sotto, sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate. Ora invece, per chi non lo sapesse, lascio la parola al mio amico e partner prodepodista, che è venuto qua a casa mia e ha fatto il primo unboxing e ha dato la sua prima impressione, senza però utilizzare ancora la scarpa, cosa che invece faremo nei prossimi giorni, soprattutto pensando che ora in Lombardia siamo in zona gialla e di conseguenza potremo finalmente realizzare ulteriori video in pista, dove secondo me vi potremo dare ulteriori informazioni legate a questa e ad altri modelli. Senza ulteriori indugi lascio la parola al prodepodista, vediamo cosa ci ha detto dal mio ufficio di casa. Andrea, ti senti molto blu stasera? Blue Monday? No, 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 non mi sento molto bianco. Ti senti bianco, però devi aprire una scatola blu e devi, come al solito, dire che cosa c'è dentro. Azzurra come la mia squadra. Le hai già usate? Quelle le ho già usate. Ma non le devi dire perché ho toccato la suola. Quelle le già. Però vero, potrei fare l'unboxing così da dentro. No, non lo so. Mi giro. La scatola era già aperta. Allora queste sono le Carbon X2. No. Ah, vabbè, mi hai fregato. Scusami, ma questa è la Carbon X vecchia allora?
Assolutamente, questa è la settimana del carbonio, ma infatti quella non la devi testare, abbiamo già fatto pure la recensione. Devi aprire l'altra. Devi aprire l'altra. Mi hai fregato, però vabbè dai, per un 2 ho sbagliato. E allora questa qua. Allora aspetta. La Carbon X 2 questa. Qual è la Carbon X 2? Sai perché? Perché la Rocket aveva il buco, non aveva il buco qua dietro, quindi bella, bellina. Sembra una Clifton con il carbonio. Sembra che è lo stesso colore che abbiamo preso l'altra volta. Sì, però se guardi c'ha anche il tallone come la Clifton, le zigrinature come la Clifton, mi sembra tomaia leggera come quella della Clifton, un po' più leggera della Clifton. Sicuramente non ti direi una scarpa così racing a vederla come potrebbe essere la Nike. Ti direi che se non sapessi che avesse sotto il carbonio una scarpa da lenta normale a vederla così. Sicuramente leggera, sarà sicuramente carina da provare. Mi dovranno spiegare in casa Oca cosa serviva allo zoccolo qua di cammello. Vabbè. E invece a livello di flessibilità, secondo te come le vedi? Non si muovono. Cioè, va bene i miei muscoli, però. No, a dire il vero, forse l'unica che si muoveva un pochino era l'Adidas, perché tutte le altre scarpe col carbonio dentro, vabbè, la Dios non l'abbiamo ancora provata, ma tutte le altre sono dei mattoni così. L'altra un po' più, forse perché ho già usato. Però si può essere, però sì, ma no, cioè, poco pochissimo. Ti direi di no, e però guarda, la flessibilità della scarpa su quello io non la sento, anzi per assurdo quando ci corri sopra ti aiuta, sembra flessibile quando ci corri sopra, quindi va benissimo così. Anzi, è proprio strano perché ai tempi mi ricordo quando ho iniziato a correre, prendevo le scarpe, le giravano così, dicevano, ah, questa qua è buona per correre. E invece adesso per assurdo queste qua durissime. E poi comunque con tutta la gomma che ci mettono nell'intersuola risultano morbide. Ma chiaramente faremo un confronto in pista appena possibile, appena le riaprono. Guarda, sarebbe carino farlo. Sarebbe carino farlo su degli allenamenti preimpostati e vedere come si comportano a questo punto. A questo punto risulta importante anche per capire qual è davvero la migliore, perché ne escono tantissime. Io per dire con la Carbon X, la prima, mi ero trovato benissimo, l'avrei forse proprio paragonata alla Next, però non mi sono mai fidato, sono sempre andato di Next. Poi magari a parametri era meglio la Carbon X, per dire. Boh, bisognerebbe provarle, sì, è difficile dire quale è meglio dell'altra. Va bene, comunque nei prossimi giorni ci impegneremo, se mi porti alla pista di atletica vengo volentieri, se mi inviti. La pista di atletica è sempre aperta in zona arancio, quindi puoi venire quando vuoi. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.